Un bagno di folla tra cittadini e turisti per ammirare il risultato dell'intervento di trasformazione della navata centrale del Duomo di Pesaro, un'operazione importante durata un anno, realizzata per valorizzare lo straordinario patrimonio costituito dai mosaici presenti nel sottosuolo della cattedrale. A proporre e finanziare l'opera con 250.000 euro la Fondazione Scavolini, che porta a termine un'azione notevole nell'anno della capitale italiana della cultura. Siamo veramente contenti di aver fatto questo lavoro, un lavoro che è nato più di un anno fa, perché in realtà il lavoro di progettazione è stato lungo e finalmente oggi vediamo i frutti di questa apertura, di questo ampliamento di quelle che sono le vetrate. È un grande momento, siamo felici di poter insieme alla città vedere quest'opera così importante per Pesaro. Nel corso dell'intervento aperte nuove finestre sui tappeti musivi, sostituiti i cristalli usurati dal calpestio dei fedeli e cambiate anche tutte le luci ora a LED, ripuliti e tirati a lucido dai tecnici preziosi tappeti musivi. Dagli spazi visivi aumentati di 42 metri quadrati è possibile ammirare la cosiddetta nave troiana, ma anche rappresentazioni di pesci, crostacei e sirene a ricordare il forte legame della città di Pesaro con l'Adriatico. La parte più importante è sicuramente la nave troiana, che si trova alla sinistra entrando, e poi gli altri sono stati ampliati, si riesce a vedere, anche intravedere, come dicevo, anche tutto la parte più vecchia dell'itostato, quello che è stato poi bruciato con la guerra dei Goti, ed è un'emozione poter leggere i due mosaici uno sovrapposto all'altro. Una trasformazione lunga un anno è terminata con 8 giorni di anticipo rispetto ai tempi stimati. Ad eseguire le operazioni una squadra di tecnici della Renco, il tutto sotto l'occhio attento del vescovo e della soprintendenza. Quindi sarà un'esperienza da vivere, quella di entrare e di leggere e quindi conoscere cosa rappresenta questo pavimento ci narra di una storia, di una presenza cristiana che risale al IV secolo, quindi all'era cosiddetta paleocristiana, cioè i primi secoli del cristianesimo. E questo davvero ci dice come ciò che oggi è la Chiesa, dopo 1600 anni di storia, ci dice che c'è una continuità tra questa storia, in questa storia che ha delle radici così lontane e giunge fino ad oggi. Non è un caso che questo luogo continua ad essere un luogo di preghiera, un luogo di culto cristiano, quindi potremmo dire per 16 secoli di storia ininterrotti. Quindi è una grande emozione, davvero.